Esattamente qui, nel Ponte Sant'Antonio, sarebbe dovuta sorgere un'arteria strategica per tutta l'area vestina. La Mare Monti, sulla strada statale 81, serviva appunto per collegare la costa all'entroterra vestino, a questa parte montana dell'area vestina, in particolare a Civitella, Montebello, Farindola, Penne, Loreto e Villa Ceriera. L'amministrazione di centrosinistra a guida d'Alfonso aveva stanziato 7 milioni di euro che avrebbero cofinanziato i 29 milioni di euro già previsti dall'ANAS. La giunta Marsiglio in 4 mesi con 3 delibere diverse ha prelevato tutto lo stanziamento precedente, mortificando un sogno che i vestini cullano veramente da decenni. Ora noi chiediamo che l'ANAS sia invitata a sedersi ad un tavolo, si è fatto immediatamente il progetto e si è appaltata immediatamente l'opera, perché il rischio è che con l'autonomia differenziata delle regioni questa strada possa essere declassata e l'ANAS non possa più investire qui i 29 milioni di euro. E poi chiediamo all'amministrazione regionale a guida Marsiglio di impegnarsi per recuperare questi 7 milioni di euro, che è, diciamo, una cifra che può essere tranquillamente recuperata, e soprattutto chiediamo ai consiglieri del centrodestra della provincia di Pescara e all'amministrazione comunale di Penne di far sentire la propria voce, visto che sono stati silenti nei confronti di uno scippo e nei confronti di fondi, quelli del masterplan stanziati dal centrosinistra precedente, che fino a qualche giorno fa avevano spalciato per i soldi del Monopoli. Noi vogliamo chiedere oggi ai cittadini di Penne, di Loreto, di Montebello, di Civitella, di Farindola, di Villa Ceriera, se è questo quello che vi aspettavate dall'amministrazione regionale in carica. Io credo che vi meritate molto di più ed è per questo che noi non abbasseremo assolutamente la guardia.